Qui vediamo un semplice esercizio su una trasformazione adiabatica, un'espansione, dove il gas passa da 10 litri, 2 atmosfere e 400 Kelvin, a uno stato finale dove la pressione è più bassa, è la metà. Il gas è neon, è un gas monatomico e si vuole sapere il volume e la temperatura finali. Dunque sappiamo tutto dello stato A, pressione, volume e temperatura. Volendo potremmo anche calcolare le moli di gas con l'equazione di stato dei gas perfetti e otterremmo circa 0,61 moli, ma al momento questo calcolo non ci serve. Infatti, applicando l'equazione della adiabatica e conoscendo la pressione finale, possiamo calcolare il volume finale. Basterà portare la pressione B sotto alla pressione A, ottenendo a sinistra il rapporto PA su PB che fa 2. E poi estrarre la radice di indice gamma per trovare VB. Avremo quindi VB uguale a 2, il rapporto tra le pressioni, 2 alla 1 su gamma, per il volume iniziale in A. L'indice adiabatico gamma è il rapporto dei due calori specifici a pressione e a volume costante e nel caso del neon, questo rapporto, l'indice adiabatico vale questo valore qua. E così otteniamo un volume B di 16,4 litri, risultato ragionevole perché è maggiore del volume A. Infatti noi potevamo capire subito che questa trasformazione era una adiabatica in espansione, in quanto la pressione diminuiva. Se invece fosse stata una adiabatica in compressione, la pressione, come si vede, aumenterebbe, sarebbe aumentata. Dunque il volume B l'abbiamo trovato, l'ultima cosa che rimane da calcolare è la temperatura in B. Ci sono diversi modi per calcolarla, forse il più semplice è quello di utilizzare la legge di trasformazione generale per, nel caso di un gas che passa da uno stato a un altro, il prodotto PV diviso T rimane costante. Ora in A abbiamo tutte le grandezze fisiche, in B tutte tranne la temperatura, quindi con la formula inversa ricaviamo 328 Kelvin, che è un risultato ragionevole perché è minore di 400 Kelvin. E infatti in un'espansione adiabatica il gas compie lavoro motore verso l'esterno e l'energia per farlo la prende dalla sua energia interna, non potendo scambiare calore con l'esterno e quindi il gas si raffredda. La temperatura finale si poteva anche ricavare dall'equazione di stato applicata a B, dopo aver ricavato le moli, come detto all'inizio, dallo stato A. A questo punto, nell'equazione di stato di B, rimane soltanto la temperatura B come incognita.